Far conoscere gli sviluppi della scienza dal mondo islamico all'Europa di oggi, mostrando gli arricchimenti incrociati fra diverse culture, è questo lo scopo principale di questo progetto, un progetto di terza missione del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. Quindi un progetto proprio il cui titolo è Scienza dal mondo islamico all'Europa di oggi. Un progetto che ha diverse sfaccettature. Innanzitutto, particolarmente innovativa, è l'idea di creare dei gruppi di lavoro misti in cui ci saranno giovani, dottorandi, assegnisti del Dipartimento di Fisica e Astronomia e membri delle comunità locali, anche italiani, ma l'idea è di coinvolgere le comunità straniere, soprattutto islamiche, in questi due gruppi di lavoro che avranno delle riunioni una volta al mese. E in queste riunioni ci saranno momenti di formazione, avremo ospiti da Oxford, dall'Università di Oxford, che ci parleranno proprio di strumentazione islamica, per esempio. E poi, dopo un periodo di formazione, questi gruppi sono chiamati a loro volta a presentare, a sviluppare per la città di Padova dei nuovi progetti di comunicazione. Quindi progetti che poi potranno rimanere proposti dal Dipartimento di Fisica e Astronomia, dal Museo Giovanni Polini, proposti poi alla cittadinanza, al grande pubblico, anche sul lungo periodo. Quindi un processo in cui le comunità locali sono coinvolte con l'idea di renderle attrici principali, ecco, queste comunità, in un processo di partecipazione, inclusione e co-creazione di conoscenza. Importante per tutti, credo, lavorare in gruppi misti perché è un arricchimento, lavorare con persone con background diversi, con background quindi di formazione, ma anche culturali diversi, quindi un grande arricchimento in questo senso. Anche per i ragazzi, magari cresciuti in Italia, ma di origini diverse, in particolare per i ragazzi di religione musulmana, può essere importante scoprire, perché anche per loro magari è un sapere che si è un po' perso, scoprire l'importanza della scienza islamica anche nell'Europa di oggi. Quindi un arricchimento importante in questo senso. Allora, detto che si tratta di un progetto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova, ma viene svolto grazie alla collaborazione preziosissima di numerosi partner, tra cui il Comune di Padova. Il progetto prevede anche una serie di attività rivolte direttamente al grande pubblico, innanzitutto una mostra sul vetro, 2022 è l'anno internazionale del vetro, una mostra sul vetro tra archeologia, arte e scienza di oggi, quindi fisica e astronomia di oggi. La mostra sarà proprio al Museo Giovanni Poleni e poi una serie di conferenze. Conferenze che si terranno tra il Dipartimento di Fisica e Astronomia, il Museo e le sale del Comune di Padova. Conferenze di nuovo sul vetro, vari aspetti del vetro e poi sulla scienza islamica. Verranno ospiti da Istanbul e da Oxford. La prima conferenza a inaugurare questo ciclo di conferenze sarà Taha Arslan dell'Università di Istanbul il 30 novembre e quindi vi aspettiamo.